Ciao, buongiorno a tutti. Volevamo fare un secondo video con un argomento che è strettamente collegato al convegno che si terrà sabato prossimo, che parlerà appunto delle diete chetogeniche di cui abbiamo parlato la volta scorsa e verrà accennato anche in quelle che sono le diete veramente iperproteiche, perché nella dieta chetogenica avevamo detto che c'era una grande presenza di grassi e proteine, quindi in realtà non è una vera iperproteica. Invece le diete che vengono definite veramente iperproteiche, direi che agli onori della cronaca negli ultimi anni sono andata la dieta Dukan. La dieta Dukan che prevedeva varie fasi, questo è importante, perché nella prima fase era assolutamente solo proteine, non c'erano neanche fibre, per cui carne, pesce, uova, formaggi e basta. Quindi un'alimentazione che ha un fondamento puramente proteico. Addirittura nella Dukan prima fase non ci sono neanche le fibre. È logico capire, sono diete estremamente delicate, complesse. Dukan stesso lo fa fare per un periodo, dopodiché comincia gradatamente ad introdurre carboidrati e fibre. Rimane un approccio estremo. Negli anni 60 del bodybuilding era molto famosa la dieta carne acqua, dove in pratica si mangiava solo carne e si beveva acqua e veniva concessa un po' di verdura. Logico che il fisico in una condizione del genere perde grasso, o meglio direi perde peso, perché poi è da vedere se è solo grasso o è anche massa muscolare. Però è una sensazione estrema, con un carico epatico renale estremamente alto, tutta una serie di scorie che non sono assolutamente consigliabili. Troppe volte, soprattutto nel mondo dello sport e anche negli sport da combattimento, per fare il peso nell'ultima settimana si portano questi regimi estremi. Non sono consigliabili e ne parleremo in modo più dettagliato per capire quali sono i limiti di questi approcci.